Allora, continuiamo con il giaguaro e la tigre. L'altra volta abbiamo visto Durkheim e Weber. Perché abbiamo visto Durkheim e Weber? Perché, pur essendo classici, abbiamo visto come il sociologo sempre si è posto, tutto sommato, questo problema del come descrivere l'altro. Anche se, appunto, essendo classici, appartengono fine 800, primi 900, e quindi diciamo il tema che noi abbiamo definito crisi della rappresentazione come tema della disciplina non era ancora venuto fuori. Abbiamo detto anni 70 viene fuori questo tema crisi della rappresentazione, soprattutto in antropologia, e a partire da qui varie sono le riflessioni sul come descrivere l'altro. Abbiamo parlato di Gertz e di Writing Cultures, e quindi di Marcus e Clifford, e oggi invece vediamo come questo tema si sviluppa nella sociologia. Allora, i classici non lo ignorano, perché i classici sono sempre i più bravi, insomma, i capostipiti, coloro che hanno avuto un pensiero profondo, ma un altro aspetto tipico della sociologia fa sì che il tema del come descrivere l'altro comunque sia sempre un pochino presente al sociologo. E mi riferisco all'etnografia. Abbiamo visto che l'etnografia è ciò che accomuna sia l'antropologia sia la sociologia, e che consiste nella pratica di osservare e di descrivere, e abbiamo anche detto che questa pratica era stata un po' considerata come un aspetto secondario della ricerca, mentre invece è fondamentale, perché già nel momento in cui noi osserviamo e descriviamo abbiamo un paio d'occhiali, abbiamo un filtro percettivo, una griglia mentale che è sostanzialmente il nostro background teorico, e che quindi già nell'osservare, già nel descrivere noi facciamo teoria sostanzialmente, cioè predisponiamo già la descrizione alla successiva elaborazione concettuale. Nella disciplina sociologica ci sono alcuni momenti topici proprio nella storia della sociologia in cui questa componente di attenzione alla scrittura è molto forte. Abbiamo accennato più volte alla scuola di Chicago. Chicago è stata una città estremamente interessante dal punto di vista interculturale, non a caso lì si è formato un istituto di sociologia veramente vitale, con grande creatività dal punto di vista metodologico, dal punto di vista della scrittura, con grandi cervelloni sociologici, grandi importanti studiosi come Park, per esempio, come Burgess. Abbiamo detto che l'attenzione era soprattutto urbana, ma perché proprio nella città si sviluppavano processi interculturali molto importanti. E forse la ricerca più rappresentativa è stata quella di Thomas Zdanieski, intitolata Il contadino polacco, in cui questi due studiosi analizzano documenti biografici, in particolare lettere e storie di vita. Mi pare ne parlavamo a proposito di una componente mercenaria, diciamo, commerciale, perché pagavano i testimoni e coloro che si offrivano di scrivere storie di vita. E quindi c'è proprio una rivoluzione del modo di fare etnografia, del modo di fare sociologia, e questo è sempre un pozzo, diciamo, molto ricco per chi deve fare ricerca su questi temi. Tutti gli autori che sono passati per la scuola di Chicago, che sono tantissimi, sono sempre, diciamo, autori da rivisitare costantemente. Per esempio, quando si usa, non so, la visualità, troviamo lì autori che ci danno delle importanti suggerimenti. Quando si usa, appunto, il documento biografico, troviamo lì delle esperienze pilota proprio, e così via. Insomma, quando si tratta di questo tema, la scuola di Chicago è sempre preziosa.
Ma ci sono anche altre esperienze nel percorso storico della sociologia che sono altrettanto preziose. Per esempio l'esperienza inglese del centro di Birmingham, ne abbiamo accennato quando abbiamo parlato dei cultural studies, ne abbiamo parlato all'inizio di questo corso e ecco, ci ritorniamo adesso da questo punto di vista della scrittura, perché nel centro di Birmingham, anche qui studiosi importanti, in primo luogo Hall, ma anche Herbich, anche molti altri, che hanno affrontato il tema delle subculture, delle microculture, delle controculture, e anche qui il tema della scrittura è fondamentale. Se volete datevi un'occhiata a Herbich, se vi interessa la cosa, che descrive gruppi musicali con grande, forse ho pure riportato qualche cosa, adesso prima che lo trovo, però vabbè, sul libro lo trovate, sul Giaguaro, mi ricordo, mi pare proprio di averlo riportato, un pezzettino di Herbich che descrive un tipico gruppo musicale underground, anni 50, anni 60, ed è una scrittura proprio che, come dire, un po' punk come il punk che viene descritto, cioè anche la scrittura prende un po' quel colorito, perché? Perché per restituire l'atmosfera anche la scrittura di colui che descrive in qualche modo deve contenere qualche elemento di ciò che descrive, ecco, è come se lo scrittore fosse un po' contagiato dall'oggetto che descrive, no? E ne assumesse degli aspetti. Vi sarà capitato, non so, a scuola di descrivere un autore, che ne so, D'Annunzio piuttosto che Pirandello, e nel descriverlo quasi di rubargli un po' lo stile, no? È una cosa che viene abbastanza naturale. Ecco, cosa succede con questa enfasi posta sulla scrittura, soprattutto da questi due momenti storici della storia della sociologia, ma comunque in generale? Succede che la sociologia, che è sincronica, sincronica vuol dire che analizza una struttura, quando guarda la realtà sociale, al fenomeno sociale, ne guarda la struttura, per esempio se c'è una stratificazione sociale, no? Ricchi e poveri, classi sociali, ceti, se c'è un modello culturale, ecco, vedere un processo, un fenomeno come dal punto di vista sincronico vuol dire cogliere nella struttura, a prescindere dalla storia, ok? Vedere proprio, fargli una radiografia, insomma. Invece la attenzione della scrittura tende ad aggiungere a questo approccio sincronico anche l'approccio diacronico, e cioè l'attenzione al processo, al movimento, alla dinamica. Quindi l'approccio sincronico è statico, mi dice quali sono le funzioni, com'è la struttura, com'è il modello, mentre l'approccio diacronico è processuale, storico, dinamico. Ecco, quando la scrittura è carna, si tende proprio al sincronico. Quando invece la scrittura è thick, densa, come abbiamo detto, ricca, si tende a descrivere un processo. Ecco, poi soprattutto quando questo processo è importante per la comprensione del fenomeno, la scrittura lo segue, no? La scrittura per restituire il processo deve raccontare, insomma, è un racconto, e quindi diciamo, anche nella sociologia c'è un po' sempre questo oscillare, anche se è tendenzialmente sincronica, fra sincronica e diacronica. Quali scuole, oltre abbiamo detto quella di Chicago e quella di Birmingham, quali scuole raccolgono di più o, diciamo, producono in autonomia lo stesso messaggio della crisi della rappresentazione in antropologia? Soprattutto l'etnometodologia e l'interazionismo simbolico. Anche questi li abbiamo citati all'inizio, abbiamo detto queste sono le scuole che ci servono di più. Perché? Allora, l'interazionismo simbolico vuol dire prestare attenzione a come interagiscono i personaggi fra di loro. In primis
ricercatore e informatore, ma comunque poi anche tutti gli attori sociali, tutte le parti interessate che stanno sul campo. Quindi vedere l'interazione, ma dal punto di vista simbolico, quindi dal punto di vista del significato. Ecco, l'interazionismo simbolico è particolarmente attento ai significati che gli attori sociali si scambiano sul campo. E anche qui la scrittura li deve rilevare, non sono ininfluenti, sono fondamentali e diciamo, per rendere un significato lo dobbiamo descrivere bene, a fondo, in modo articolato, dettagliato, particolareggiato, altrimenti insomma, non dobbiamo schematizzare troppo quando stiamo raccogliendo e restituendo un significato. L'etnometodologia punta anche lei l'interesse sul significato, ma sul significato delle pratiche. Anche le pratiche sono interazioni, no? Comunque abbiamo visto gli etnometodi, no? Sono pratiche della vita sociale. E quali sono gli aspetti su cui insiste l'etnometodologia? La riflessività e l'indicalità, in inglese indexicality. La riflessività, diciamo, la regola della riflessività, che ha tanti ambiti, poi li vediamo, comunque sintetizzando è questa. Le spiegazioni dei fatti costituiscono i fatti stessi, cioè è la spiegazione del fatto che mi dà l'attore sociale, che è il fatto in realtà, perché io il fatto non l'ho visto, non lo so, io sono il ricercatore, colui che intervista. Allora, nell'intervista io non conosco la realtà oggettiva del fatto, no? Per esempio nel vostro caso di interviste a migranti può capitare il racconto di un viaggio avventuroso, per dire, no? O clandestino. Beh, voi non l'avete visto, non potete misurarne l'oggettività. Potrebbe essere completamente. Quindi diciamo, quello che per voi è un fatto, nel senso proprio della storiografia, se vogliamo, diciamo un dato, quello che per voi è un dato sociologico, è il racconto del fatto. Quindi non direte il tale ha attraversato il Mediterraneo su un canotto, perché non lo potete testimoniare, no? Oggettivamente. Però voi potete testimoniare oggettivamente che il tale ve lo ha raccontato in questo modo, il racconto è così, ed è quello il significato, perché poniamo che non sia completamente vero il racconto, va bene, ok, ma se io lo racconto così un motivo c'è, posso essere stato influenzato, non so, dalla stampa, dai media, dalla letteratura, dal cinema, posso anche essere stato influenzato, fatto sta che io lo racconto così, come se fosse proprio un modello di migrazione, e questo è il fatto per voi, cioè quello che voi dovete notare è questo. L'altro aspetto, l'indexicality, cioè l'indicalità, è nulla può essere compreso al di fuori del suo contesto, e cioè se tu nell'intervista mi racconti certe cose, queste cose vanno contestualizzate, e cioè il significato che hanno è un significato collegato esclusivamente al contesto in cui si sono svolte e anche in cui vengono raccontate. Perché la relazione col ricercatore è importante rispetto a quello che viene raccontato. Per esempio, se c'è confidenza può essere raccontato di più o in un modo più sincero. Se non c'è confidenza verrà raccontato in un modo più formale, più distaccato. Quindi il significato è legato sia al contesto di dove è avvenuto il fenomeno descritto, l'evento descritto, sia al contesto dell'intervista. Ok? E queste sono tutte caratteristiche appunto che sono legate alla nuova scrittura sociologica, cioè una scrittura che cerca di rendersi conto. Ecco, questo rendersi conto è un po' quello che vuol dire la riflessività
oltre a quello che abbiamo detto, cioè le spiegazioni dei fatti costituiscono i fatti stessi. La riflessività si applica a vari momenti della ricerca, in primo luogo al campo, quindi è un fatto di interazione con l'informatore, e poi successivamente al tavolino, cioè nel momento in cui scriviamo, la riflessività è importante perché abbiamo detto comunque noi siamo attori pure noi del campo e quindi abbiamo le nostre posizioni e queste posizioni sono degli a priori, non possono essere eliminati, però se ne può essere consapevoli. Ok, vediamo un po' cosa mi sono dimenticata. Ah, ecco, un altro livello della riflessività, abbiamo detto il campo, la scrittura, un altro livello è il percorso della scoperta, perché il modello della scientificità, del discorso scientifico, parla di raccolta dati, scoperta e giustificazione, sintetizzando moltissimo, ossia io raccolgo dei dati, analizzando questi dati, quindi analisi dei dati, scopro una legge, scopro qualcosa, un modello, una generalizzazione e poi, contesto della giustificazione, diciamo, scrivo un testo che spiega e che collega questi dati alla scoperta, no? Giustificando questo legame, dicendo la mia scoperta consiste in questa legge, poniamo, in questo modello sociologico e ve lo dimostro collegando appunto i dati che ho raccolto a questi risultati che penso di aver raggiunto. Ecco, durante questo percorso, che come vedete è un processo, adottare la tecnica della riflessività è molto utile, perché l'adotto alla fase raccolta dati. Che dati raccolgo? Già abbiamo detto, più che raccoglierli li costruiamo insieme all'informatore, quindi applicare la riflessività lì. Poi applicare la riflessività all'analisi, che è tutto quello che farete voi nelle interviste, perché l'intervista è raccogliere dati, ossia abbiamo detto costruire dati, perché intervista fatta da te alla stessa persona e fatta dalla stessa persona non darà gli stessi dati. Poi c'è l'analisi dei dati e anche qui occorre applicare la riflessività, cioè diciamo essere anche un po' esterni, vedere ma come sto analizzando, non è che sto analizzando questo dato con degli a priori che mi vengono dalla mia collocazione sociale, dalla mia collocazione scientifica, dalla mia collocazione geografica. Non è che questa cosa la vedo così perché sto dove sto e sono chi sono. Ecco, questo è applicare la riflessività al percorso della scoperta. E poi in sede di giustificazione, cioè di teorizzazione scritta, perché di solito si scrive, anche qui applicare la riflessività. Ma è proprio questo il concetto, è proprio questa la teoria, non sto in qualche modo intervenendo e distorcendo, insomma. Un po' distorciamo sempre, l'abbiamo detto, la perfezione non è di questo mondo, però insomma applicare la riflessività è l'unico strumento che finora abbiamo trovato per limitare i danni, ok? Poi un'altra cosa, ecco, abbiamo detto i classici, queste scuole particolari di cui abbiamo parlato, Chicago, Birmingham, etnometodologia, interazionismo simbolico, ma tutto questo appartiene insomma alla storia della sociologia. Poi a un certo punto esplode, diciamo, con la stessa, no, forse con un po' meno di forza con cui era esplosa in antropologia con la crisi della rappresentazione, esplode questo bisogno di riflessività, proprio chiamato con il suo nome, no? In tutti questi esempi che abbiamo fatto finora non si parla di bisogno di riflessività, non si parla di crisi della rappresentazione. La scuola di Chicago pratica in un certo modo, che è più riflessivo di altre scuole, però non lo teorizza, non so come dire, non c'è la coscienza che questo sia un problema e quindi non viene teorizzato. Invece a un certo punto viene teorizzato anche in sociologia, negli anni 80, quindi molto tardi rispetto all'antropologia, da Melucci, un italiano, no vabbè, viene anche prodotto
nei paesi anglofoni molto prima, ma insomma a noi ci interessa in Italia, da Melucci, mi pare che si intitoli Per una sociologia riflessiva, quindi il termine viene ufficialmente adottato e appunto lui scrive questo libro insieme ad altri in cui parla di quelle politiche dell'identità di cui abbiamo parlato e di quelle retoriche e poetiche. Lui parla di retoriche e poetiche, poetica qui non sta per poesia, ma sta appunto per stile, lo stile con cui il sociologo scrive. Cosa fa Melucci con questo testo? Raccoglie tutto il bagaglio che è uscito fuori dagli anni 70 e soprattutto negli anni 80 della cosiddetta sociologia postmodernista o postmoderna, insomma, vedete voi, spesso si dice postmodernista. Che cos'è questa sociologia? È la sociologia che viene dopo Geertz e che viene dopo Writing Culture, cioè dopo Clifford e Marcus. Ed è una sociologia che, preso atto di quello che ha detto Geertz e di quello che hanno detto Marcus e Clifford e tutti quelli che scrivono in quel libro, che sono tanti, preso atto di questo, comincia a dire, vabbè, adesso sperimentiamo. Cioè, la teoria l'abbiamo capita, il problema l'abbiamo capito, è stato tirato fuori, è stato eviscerato, analizzato e discusso, adesso pratichiamo, cioè pratichiamo una sociologia diversa. E com'è diversa questa sociologia? Cioè, quali sono le sue regole? Innanzitutto l'assenza di regole, cioè è un momento in cui viene proprio messa in discussione la regola. Quindi ogni sociologo, questo naturalmente non in Italia, in Italia succede pochissimo, però nel mondo anglofono succede, in America, in Inghilterra, e soprattutto nel mondo anglofono, devo dire. Quindi, messa in discussione delle regole, anche in parte invenzione di nuove regole, però più che altro messa in discussione delle regole, tanto che qualcuno parla pure di suicidio della sociologia, perché nel momento in cui tu soltanto metti in discussione, soltanto distruggi, no, la pars destra e non ricostruisci, il sociologo a un certo punto dice, vabbè, mi fermo, non ricerco più, perché c'ho il problema della riflessività, c'ho il problema dell'indicalità, c'ho il problema che io ho gli a priori che mi condizionano, io non posso più fare questo lavoro, no? Quindi c'è il rischio della paralisi. Questa paralisi poi di fatto non c'è stata, perché? Perché i suggerimenti della sociologia postmodernista a un certo punto sono stati compresi e inglobati in una sociologia che comunque ha detto, vabbè, ci avrò tutti questi problemi, come vi dico io, non esiste la perfezione, andiamo avanti comunque, la ricerca serve comunque, teniamo conto di tutte queste cose. Quali sono queste cose? Allora, prima di tutto, il passaggio da spiegazione a interpretazione. È un passaggio importante perché il concetto di spiegazione è tipico delle scienze naturali. E spiegare vuol dire trovare una legge che una volta che l'ho trovata, la uso io, la usi tu, ti darà sempre lo stesso risultato, come la legge di gravità. E questo non è possibile nel mondo sociale, nella realtà sociale e quindi nella ricerca sociale. E allora passo dalla ricerca della spiegazione, che è impossibile, alla ricerca dell'interpretazione, sull'onda appunto di quello che diceva Geertz, cioè Geertz diceva io posso solo interpretare. No? Ricordate il circolo ermeneutico, il significato del significato, io interpreto quello che dice l'informatore, l'informatore dice quello che dice perché interpreta quello che dico io, insomma è tutto un circolo ermeneutico che sì, sarà pure un circolo vizioso, però quello è, cioè io non posso spiegare il comportamento dell'informatore, posso solo interpretarlo. E quindi questo passaggio importante, definitivo, cioè è un passaggio definitivo, mentre diciamo per tutto il Novecento si è discusso, ma noi spieghiamo, quando ho fatto io, per esempio, quando ero io studentessa, le prime lezioni di sociologia, da matricola, la sociologia spiega, così mi hanno insegnato, non tutti i miei professori, però per esempio Alberto Statera, che oggi non c'è più,
alle lezioni di Alberto Sordi, addirittura c'erano le formule della spiegazione, che non mi ricordo minimamente, ma insomma quando facevi l'esame dovevi fare la formula, questa, la sociologia spiega. Poi piano piano nel corso del tempo questo spiegare si è sempre più vaporizzato, assottigliato e ecco oggi invece la sociologia interpreta, nessuno dice più che la sociologia spiega, quindi sono passati decenni e decenni e quindi è questo il processo che si è attuato. Quindi passare da spiegazione a interpretazione, passare alla... diciamo, all'impegno dialogico, cioè non sono io che racconto, ma io devo creare un dialogo con l'informatore ed è questo dialogo che racconta, cioè che mi dice, che mi interpreta quella realtà sociale. Molto difficile questa cosa dialogica, è quella che per primo ha tentato Gers, molti dicono, tutti dicono che non c'è riuscito in effetti, però diciamo lui l'ha proposto e ha cercato di attuarlo. In effetti perché non c'è riuscito? Perché quando voi andate a leggere questi libri bellissimi di Gers, se vi interessa il tema, leggetevelo, Interpretazione di cultura, Antropologia interpretativa e soprattutto Opere e vite, che è magnifico, ve l'ho detto piccolo così, quindi non è pesante, proprio bello. Quando voi andate a leggere i libri di Gers, è vero che lui mi restituisce proprio carne e sangue, insomma, quando leggi insomma, una ricerca bellissima sul combattimento dei galli a Bali, no? Che significato ha, ecco lui interpreta i significati che ha questo combattimento di galli, che non è soltanto una cosa di scommesse, ma è in realtà proprio una ridefinizione dei clan, diciamo, delle famiglie, di quel territorio, è tutta una questione di rapporti di potere, no? Fra famiglie, fra gruppi di interesse, gruppi di potere, eccetera. Lui interpreta e riporta, diciamo, i significati degli informatori, però non è che tu proprio c'hai l'intervista dell'informatore e sai effettivamente quello che lui ha detto, ecco. Lui interpreta, ci mette tutta, con tutta la sua serietà e bravura, ti relaziona su quello che ha detto l'informatore, però è sempre lui che ti relaziona, no? Ed è quello poi che farete voi. Però, vedete, quello che io vi ho chiesto è un'intervista, un diario di campo e una relazione sociologica. Se noi abbiamo tutti e tre questi documenti, è vero che nella relazione sociologica voi fate come Gers, cioè mi riportate i dati che avete raccolto secondo la vostra interpretazione, e è il massimo, perché se voi me lo riportaste come spiegazione mi dovreste dire che è un sapere oggettivo, no? Che non si può mettere in discussione, invece me lo riportate come la vostra interpretazione, vabbè, però io ho pure l'intervista e posso verificare di testa mia o comunque vedere se io interpreto in un altro modo, se ci trovo altre cose in più o in meno, no? Se avete forzato la mano, eccetera. E poi c'è il diario di campo, per cui capisco perché tu hai interpretato in un certo modo. Cioè, tu quel giorno, non so, avevi litigato col fidanzato, dico una cosa, e quindi eri furiosa. E quindi vedevi tutto storto dal punto di vista del rapporto fra i sessi. Adesso faccio un esempio proprio banale, però per spiegarmi. Vado lì con una certa visione del mondo che è negativa. L'intervistato o... peggio ancora, trovo un'intervistata, non so, che è stata abbandonata dal marito, beh, allora io questa cosa la vedo, cioè le do un peso che, in cui c'è pure la mia storia, capite che voglio dire? È inevitabile, non può non essere così, succederebbe a te, succederebbe a me, succederebbe a chiunque. Allora, se io ho l'intervista, il diario di campo e la relazione sociologica, come lettore, beh, mi faccio un'idea più realistica di quello che è successo quel giorno in quell'intervista, mi capite? È questa la grande fatica. È una fatica perché uno si legge anche un libro di sociologia, ma un libro di sociologia con tutte le interviste, con tutti i diari di campo, anzi con tutte le note di campo, e beh, un editore è difficile che te la pubblica, no? Diventa un affare, no? Però insomma in qualche modo c'è pure chi l'ha fatto, ne parleremo, c'è un'autrice che è riuscita a mettere dentro
relativamente tutto, perché tutto diventa 1000 pagine, no? Però è riuscito a mettere dentro abbastanza da, in modo che il lettore si rende un po' conto per conto suo. Allora, abbiamo detto l'interpretazione, l'approccio dialogico, addirittura l'approccio polifonico, è un'altra componente della sociologia postmodernista, e che dice non solo il dialogo tra il ricercatore e l'informatore, ma tutto, tutte le voci del campo, il ricercatore, l'informatore non è uno, è una finzione, no? Perché l'informatore è una comunità, un popolo, una cultura. Noi diciamo l'informatore, ma non è una persona, non sempre, insomma, abbiamo visto Ishii, no? Abbiamo visto Hans, abbiamo visto Ocotemeli. Ma anche lì è un po' una finzione, perché voi pensate che gli antropologi Kreber, Boas e Griol hanno parlato solo con Ocotemeli, solo con Ishii, solo con Anne, e degli altri non hanno parlato per niente. Quindi è un po' una finzione, tu prendi il più rappresentativo, ma poi chissà con quanti altri tu hai fatto interviste, no? Per parlare di un popolo. Quindi polifonica, tutti. Tutti quelli che hanno voce in capitolo, le voci, vi ricordate l'altro interno? Ishii, Canto, Cotemmi sono 3 uomini e le donne di quelle culture che dicono? Magari non ti racconteranno la stessa storia che ti raccontano gli uomini. Ecco, allora, polifonico è un approccio che dà proprio voce a tutti, anche, diciamo così, ai dissidenti interni, no? Alle relazioni di minoranza, agli altri interni. E, insomma, viene fuori un Balaam, viene fuori una Babilonia, viene fuori una torre di Babele, però c'è chi è riuscito a render conto di un oggetto di ricerca con questa capacità polifonica. È molto difficile, no? È molto difficile, e forse qui ancor più che nel dialogico poi alla fine c'entra l'autore, il ricercatore, perché per tirare tutte le fila di tutte queste voci, o tu ti tiri fuori e non c'entri per niente. Per esempio, ci fu un esperimento fatto in Italia da Ferrarotti, andò in Borgata, raccolse interviste, mi pare che fosse Torbella Monaca, ma insomma, borgate romane degli anni 70, e pubblicò 2 volumi grossi così, di storie di vita, di borgatari di allora che con oggi, insomma, non ve li potete neanche immaginare. C'erano aree della periferia della città, ma proprio tipo Manila, un po' meno, però proprio estensione di migranti che vivevano in queste baracche, eccetera. Adesso sì, qualcosa c'è, ma comunque non sono mai italiani, lì erano italiani, erano meridionali che salivano su. E lui raccolse tutte queste storie di vita e pubblicò 2 volumoni di questa portata, stop. Cioè, ha dato voce. Però, a parte il collega sociologo che se li leggeva tutti e poi magari scriveva un articolo, dovevi trarre qualche elemento, no? Perché è una roba tanta, dice che c'è scritto qua dentro, che ti dico, no? Devo sintetizzare, devo trovare una sintesi. Quindi, a parte l'addetto ai lavori e gli studenti che li dovevamo leggere per gli esami, poi il pubblico mediamente inteso non aveva nessun accesso a quel libro, perché così com'era era noiosissimo. Non c'era un'interpretazione sociologica, quindi il pubblico generico era escluso, sostanzialmente escluso. E però si può fare, insomma, è un tentativo che è stato fatto, appunto è stato fatto in questo caso, è stato fatto in tanti altri casi, anche sulle donne migranti, mi pare, dalla Maciotti, e poi all'estero è stato fatto tanto. È anche questa una possibilità. Che ci sono le tesi? No. Ok, un altro aspetto è la svolta metodologica. Questo rumore lo fanno solo le tesi. La svolta metodologica, c'è per esempio un bel libro di Schatzky e Knorr Cetina, nomi inscrivibili, però insomma li trovate comunque citati,
La svolta metodologica è un po' come la crisi della rappresentazione, che si chiama anche svolta della rappresentazione, svolta letteraria, abbiamo detto literary turn, eccetera. Ecco, la svolta metodologica è quando la sociologia si rende conto che è meglio avere un atteggiamento pragmatico sulle questioni metodologiche, mentre, vi ripeto, quando ancora io ero studente, oltre a sentire questa parola spiegazione, sentivo anche o c'è questo metodo quantitativo o c'è questo metodo qualitativo. Sarebbe preferibile che scegliesse il quantitativo perché funziona di meglio nel mercato, troverete lavoro più facilmente, in America si fa prevalentemente questo ci dicevano negli anni 70. Insomma. Metodo qualitativo era un po' l'ancella povera, e la situazione era schematizzata così, cristallizzata così, a un certo punto uno sceglieva l'uno o l'altro, era come la Roma e la Lazio, insomma, era una cosa deprimente. Se avevi scelto uno dei due, poi dovevi odiare gli altri sociologi che avevano scelto l'altro metodo. Insomma, una cosa allucinante, che per fortuna si è spilacciata, è evaporata, un pochino c'è ancora questo atteggiamento, ma insomma, sostanzialmente è stato superato appunto da questa svolta metodologica che dice i metodi sono tutti buoni, un mix di quantitativo e qualitativo è l'ideale e comunque di volta in volta, di ricerca in ricerca, devi scegliere quello più adeguato. E cioè l'idea di fondo della svolta metodologica è: non esiste un metodo migliore per principio, esiste un oggetto e dalla natura dell'oggetto, dalle caratteristiche dell'oggetto dipenderà il tipo di metodo che tu sceglierai, per cui nessuno si sposa a nessuna chiesa, nessuno si iscrive a nessun partito, dei quantitativi o dei qualitativi, ma si è liberi e aperti di fronte alle suggestioni che ti manda l'oggetto. Ora c'è la classica distinzione che si fa agli studenti di primo anno, che è: se devi fare una ricerca sui drogati, difficilmente potrai usare un questionario. Ti droghi? Quanto? Quando? E chi è che ti risponde a sto questionario? È impossibile. Se devi fare una ricerca sui drogati, devi andare sotto ai ponti, vestito male, inventarti una posizione, chi sono? Uno studente, un giornalista, non so, un drogato pure io. C'è chi ha fatto ricerche sulle gang, violente, per esempio in America, e ha finto di essere uno della gang. Personalmente pure ho fatto delle ricerche sui movimenti neoreligiosi, insomma non è che proprio ho finto, però sì, abbastanza che ho quasi finto di essere, no, una seguace, ma insomma quasi, ecco, ho dovuto un po' avvicinare, se no. C'è chi addirittura, un'antropologa che oggi non c'è più, anche lei, la Gatto Trocchi, che si finse veramente una seguace, si fece iniziare da vari neogruppi neoreligiosi del Novecento, no? Gruppi satanici, ecco, se tu fai una ricerca su gruppi satanici, ma mica è facile avvicinarsi, no? E allora lì ti serve un metodo qualitativo, non puoi fare un questionario, devi entrare in contatto, forse non puoi neanche fare un'intervista. E anche la raccolta della storia di vita è frammentaria e spezzettata, magari devi diventare amico del satanista e prima o poi farti raccontare la storia di vita, rubi un po'. Ecco, ci sono delle situazioni anche un po' al limite, no, dell'etica professionale. D'altra parte, se tu vuoi fare una ricerca sui satanisti, come se vuoi fare una ricerca sui terroristi. Pure lì, non è che tu puoi dire no. Sui satanisti non si fanno ricerche, oppure sui terroristi non si fanno ricerche. E invece la società vuole proprio risposte, perché vuole proprio sapere perché i satanisti fanno certe cose violente, metti, o perché le fanno i terroristi. Cioè, proprio lì dove la società chiede conoscenza, tu non ci vai. Capite? C'è un po' questo dilemma, che è il dilemma del sociologo. E quindi ci devi andare, perché la società proprio quello ti chiede, no? Cioè ti chiede di spiegargli, vedete, di interpretargli proprio le cose che stanno al limite, proprio i comportamenti più difficili da capire. Lì tu non ti puoi negare, il mestiere tuo non ti puoi negare. E quindi, ecco,
Quindi in questi, tutti questi casi qui i metodi sono qualitativi e sono anche molto optional e molto, c'è molta disinvoltura sui metodi, perché non puoi essere rigoroso in una situazione in cui magari fingi di essere qualcun altro, insomma, come viene, viene. Quello che c'è una sociologa molto intrigante, che adesso mi sfugge il nome, ma è pure un'amica mia, però vabbè, mi sfugge, che ha parlato dello shadowing, di cui parlo anch'io nel Giaguare la Tigre, e che è andare dietro come un'ombra, shadowing, farsi ombra dell'informatore, dell'oggetto della ricerca, insomma. Ed è un po' spiare, un po' ascoltare le conversazioni, prendere appunti quasi un po' di nascosto, no? È un modo, però in certi mondi non puoi che fare così. E quindi svolta metodologica, disinvoltura con i metodi e infine sperimentazione. Abbiamo detto che questa sociologia postmodernista è soprattutto una sociologia che sperimenta e quindi trovate le cose più impensate. Trovate nuove poetiche, abbiamo detto, e molteplicità di scritture, cioè i modi di scrivere sono vari, tanti quanto sono i sociologi impegnati. Ognuno ha il suo stile, il suo modo, e tutto è accetto appunto perché c'è questa svolta e questa apertura nei confronti di vari metodi. E qui, ecco, io vi parlerei, il tempo c'è, di due autori molto interessanti. Uno si chiama Krizek, KKZ, la Z all'interno e 2K, ma trovate tutto nel libro ovviamente. Krizek, che propone una scrittura che lui chiama stratificata, una scrittura a strati, in questa molteplicità di scritture che fioriscono nella sociologia postmodernista, scrittura stratificata. Che fa lui? Per esempio, analizza un oggetto di studio, poi lo fa analizzare dai suoi studenti, poi lui prende i testi degli studenti e li glossa, insomma, li riguarda, ci fa osservazioni sopra, li rilegge e li reinterpreta, e dà i suoi testi ai suoi studenti che li rileggono e li reinterpretano. Poi prendono tutte queste scritture, fanno una specie di mix e le rivedono insieme. Insomma, c'è un rielaborare in continuazione testi su un oggetto, e lui scopre che a forza di fare questo lavoro multistrato, appunto, emergono dati. Questo è molto interessante. Emergono dati. Cioè, rielaborando i testi scritti da lui, scritti dagli studenti, poi scritti insieme, poi rivisti, poi rielaborati e poi rianalizzati, si scoprono cose che col primi testi non si erano viste. Cioè, i primi testi sono le prime osservazioni sul fenomeno, no? Quindi noi facciamo delle osservazioni. E questo l'ho sperimentato pure io, senza fare questa cosa strutturata, insomma, organizzata, e senza farla con gli studenti, ma per esempio da sola. Mi è capitato di scrivere delle osservazioni, poi di riprenderle, di rivederle, di riscriverle con il nuovo significato che avevo trovato e continuare così e trovare sempre nuovi significati a quei fenomeni che io avevo osservato. Cioè, il fenomeno che ho osservato è sempre quello: metti una festa, oppure non so, io ho fatto una ricerca sul fire walking, la camminata sul fuoco, no? E quello era un evento. Era un evento con un processo, cioè alcuni mesi di osservazione. E quello, più scrivevo e più trovavo dati che durante l'osservazione non avevo visto. Me ne accorgevo scrivendo sulle scritture che già avevo fatto, cioè sintetizzandole ed enucleandone i significati più importanti. Ah, io mi chiedevo quando... Va bene, io ho... No, e purtroppo sono pochissimi, però... Va bene, allora no, faccia pure, tanto vi ricordate, abbiamo parlato di Krizek, devo parlare di un altro autore e su questo argomento abbiamo chiuso. Beh, sì, all'inizio del corso tutta l'aula piena, poi piano piano tendono a diminuire e...